Cinema Centrale di Viareggio, Pierluigi Bersani, in oltre un'ora di intervento, analizza il momento economico generale, scende nei dettagli, denuncia delle amarezze anche personali ed indica la strada da seguire, votare no al referendum di domenica 4 dicembre. Si parte dall'analisi delle disuguaglianze economiche dovute alla globalizzazione. Le tecnologie sono arrivate dappertutto, in 4-4 anni, grazie alla globalizzazione. Standardizzate, commerci, guardate i nostri figli, cosa, con la buona uscita di un grande manager di una banca, presidente da quel che ha combinato, sia 10 milioni di euro e un altro viva col voucher per 7 euro e mezzo. Ma è mica mai stato così, guardate soltanto il dopoguerra d'oggi, la fonte non è mai stata così. Quindi, disuguaglianza. Con un piccolo problema, che se la ricchezza va nel decile più alto, quello non può mangiare 10 volte al giorno. E quindi la ruota non gira, il ceto medio si impoverisce e la ruota non gira, perché c'è troppa concentrazione della ricchezza. Anche questo ci ha portato la globalizzazione. Poi, allora, tutto questo meccanismo che vi sto descrivendo sta mettendo sotto ricatto il lavoro nel mondo, non qui, là, nel mondo. Sta mettendo sotto ricatto il lavoro perché lo espelle, perché lo precarizza, perché lo indebolisce. Dice a vantaggio del consumatore, certo, costa meno, c'è un servizio, però c'è un piccolo particolare. Che il lavoratore è consumatore, c'è poco da fare. E questo vi spiega perché si parla adesso di deflazione e di stagnazione. Cioè, anche se calano i prezzi, non aumento di consumo, guarda un po', perché il consumatore è troppo incerto, è troppo ricattabile, è troppo pensoso, è troppo... o non ce l'ha il lavoro, o se ce l'ha precario. Si passa poi alla nascita di una nuova destra protezionista. L'insieme di questi fenomeni, che ripeto, sono la mucca nel corridoio, che bisogna vedere cosa sta generando sul piano politico. Che una volta, adesso ho capito che il vecchio Marx non le ha azzeccate tutte, ma per Bacco, che ci sia un rapporto fra economia e politica dovrebbe essere acquisito, come uno dice, beh, Einstein ha scoperto la relatività, Marx ha scoperto quella roba lì, cerchiamo di tenerci, non andiamo a dire che Einstein è un pirla, no? Allora, quel andamento dell'economia sta generando un grande patto politico nel mondo, che è una nuova destra nascente. Cioè tutto questo sistema, questa roba che ti arriva addosso, sta generando una reazione che viene facilmente interpretata da una destra non come abbiamo ancora in testa noi Thatcher, Reagan, cioè liberista, no? Una destra protezionista, identitaria, sovranista, che scarica il problema in modo aggressivo su quelli di fuori, che siano messicani, che siano immigrati, che quello che volete, che protegge i suoi, certo, quelli man mano più suoi, meglio se sono bianchi che sono neri, ma anche se sono neri se sono bravi, meglio se sono imprenditori, ma anche se sono lavoratori. E dà un messaggio di protezione, di chiusura, con un linguaggio aggressivo, con detto dei disvalori. Alla necessità assoluta che la sinistra riscopra i suoi veri valori? Io dico, ci sono le forze per reagire a questo, a condizione che la sinistra e le forze democratiche non si attardino su parole d'ordine e concetti che potevano anche avere un senso all'avvio della globalizzazione, quando tutto cresceva. Quando tutto cresceva e si formavano le bolle,
quella della finanza, sì, ma mica solo quella della finanza. Quindi la sinistra non può attardarsi alla fase, alle parole che aveva nella fase crescente di questo fenomeno. Che parole erano? Era l'epoca, fu Blair fondamentalmente, le opportunità, la flessibilità, il merito, le eccellenze, tutte per amore, presa una a una, diciamo tutto, ma questa diventa un'ideologia propria di un'altra fase. Qui è ora che la sinistra, coi suoi valori, si renda conto che l'agenda che ti consegna il mondo ti pone il problema della disuguaglianza e dell'esigenza di produzione. Questo è, come il cuore, ti danno il tema, è quello lì. Perché se non lo svolgi tu, lo svolgono loro. E questo che cosa vuol dire? L'esigenza di correggere rapidamente. Io sento l'urgenza di sta roba qua. Sento l'urgenza. Guardate che sti conservatori, se voi leggeste il discorso di Theresa May, nuova leader conservatore inglese, ma è una cosa, cioè vi dice, ai suoi, gli dice delle cose del tipo... Pensate cosa dicono, rivolgendosi alla sinistra, a noi, cioè pensate cosa, ormai ritengono chi è preoccupato per l'immigrazione un cretino, chi non corre la criminalità un illiberale, chi ha a cuore la stabilità del lavoro uno sorpassato, lei lo dice. Se non togliamo i voucher noi, arriva qualcuno che li toglie e noi allora facciamo ciao, ciao. Si arriva ad un affondo duro e preciso. Quindi io sono molto così preoccupato del fatto che non si riesca a discutere, ne discuto in queste occasioni qui, ma noi non abbiamo canali, diciamo, aperti nei quali si possa discutere di questi fenomeni qua, che ci stanno succedendo sotto i piedi. Io, sarà un paio d'anni che sono ossessionato da storia, non riesco a trovare un posto dove nel mio partito si possa dire, scusate, guardate, c'è questo qui, guardate che ci vuole una correzione nella linea di governo, rapidamente. Bisogna tornare, anche non c'è bisogno di fare autocritico, è un'altra fase, cambia la fase. Parliamo un attimo di diritto del lavoro e di precarietà. Parliamo un attimo di forbice sociale, di fedeltà fiscale, di progressività fiscale, di welfare, non di bonus. Ragazzi, la sanità. Cercarsi, per dovete fare la cosa di cui non si sente la necessità. Non che il tema costituzionale non sia un tema, sì, ma che si dovesse, che il governo dovesse quasi, fatemela dire così, sfidare il paese imbracciando la Costituzione, imbracciando la legge elettorale, questo è più di un errore, è una colpa. Si è tirato dritto, prosegue Bersani, negando ogni modifica a richieste e arrivando a creare una campagna elettorale incattivita e divisoria che fa nascere anche cattivi pensieri. Ma siete sicuri? E un meccanismo così già non mi piace in mano nostra, ma in altre mani cosa può determinare? Si è tirato dritto. Io faccio anche un'altra riflessione, che è questa campagna elettorale si è incordita in un modo incredibile, perché
perché io non, c'è una cosa che io non riesco a concepire neanche per domani. Cioè già dalla partenza l'ho detto, non può essere un governo di un paese che sfida il paese e che mette un punto interrogativo sulla stabilità di un paese, dando un'occasione a tutte le speculazioni del mondo. Perché questo no. Cioè che le cancellerie mondiali, che i mercati, che cose eccetera, che gli vai a dare un appuntamento come fosse un giudizio di Dio, creando anche, suscitando allarmismi, tirando a mano l'epatite C, piuttosto che il risparmio, sull'allarme, le banche, eccetera, eccetera, perché abbiamo un problema con le banche. Ce l'abbiamo, col sì, col no, col forse, e col ni e con quello che volete. Ce l'abbiamo. E sarebbe ora che il governo dicesse, oh, calma ragazzi, perché adesso noi abbiamo fiducia nel piano A, ma c'è anche il piano B. Ora, perché vedete, se no è troppo facile per la speculazione ingannare il pacco buoio, è troppo facile, no? Far crollare i prezzi e poi comprare a prezzi mai sviliti, magari il giorno dopo, due giorni, come hanno fatto con la Brexit, due giorni dopo, che sia sì, che sia no, che sia forse, è troppo facile. Troppo facile far dire alla Bahama, adesso aspettiamo il 4. No, fai fatica a trovare 5 miliardi. Non è che aspetti il 4. Oppure le cancellerie del mondo, che ciascuno ne approfitta un po'. Non va bene. Non va bene neanche gestire una campagna con tanta aggressività, in modo così divisivo, che guarda dividere il paese e dividere le famiglie politiche, dividere anche il centro-sinistra, la sinistra. Perché cosa ci vuole a dire? Io l'ho fatto il segretario, io non ho timore a dire cosa farei se improvvisamente mi svegliassi un mattino e mi guardi in faccia su Morenzi. No, tutto bel corso. Io direi questo, guardate cara gente, ovviamente è ovvio che il PD deve dare la sua indicazione di voto. È altrettanto ovvio che davanti a un referendum e a un tema costituzionale ognuno è libero di ragionare con la sua testa. Spero, lavoro e spero di convincere tutti, ma anche chi non sarà d'accordo si sente a casa sua, il PD, ci vuole molto. I referendum sono sempre stati così, guardate che i referendum sono sempre stati così, non sono mica elezioni politiche. Adesso dice vi trovate con la destra, dice festeggerete, no, io non festeggio, io festeggio con la CGL, con l'ANPI, con l'ASI, votò Monarchia o Repubblica assieme ai comunisti, agli azionisti, ai socialisti che votavano Repubblica, probabilmente anche i reduci di Salò ha votato la Repubblica, abbiamo mica festeggiato loro. Noi arriviamo alle nostre conclusioni con la nostra prospettiva e anzi aggiungo una cosa di più, come si fa a dimenticare, primo, che in questo no ci sono, abbiamo detto adesso ANPI, ACI, CGL, Libera, Libertà e Giustizia, tante associazioni. Come si fa a dimenticare, B, che c'è tanta nostra gente che non è convinta? Che problema c'è? Ci sono fior di costituzionalisti che hanno votato PD che non sono convinti. Cosa dirà il fascista? Terzo, e non ultimo per me, per la mia sensibilità. Qui non è che siamo davanti a 60 milioni di costituzionalisti.
c'è tanta gente che ci ragiona, eccetera. E c'è invece anche tanta gente che ha voglia di avere in mano una matita per dire qualcosa del suo disagio, del suo del suo mal di pancia, del suo, e lasciamo la destra di questa roba qui. Cioè, quando prendo la mia faccia e la metto vicino a quelli di casa Pound, io cosa volete? Ne ho viste di tutti, ogni in casa neanche, però in casa per questo, ma nella vostra testolina cosa state dicendo? State dicendo che il no è casa Pound. Cioè, il giorno dopo il no è casa Pound, è la destra, è la Lega. Abbastanza. Forza, diamoglielo alla Lega, forza. Via. Buttiamoli in politica. Lasciamo tutto il no a quegli altri. Diciamo ai costituzionalisti, la CGL e l'AMPI che sono dei leghisti fascisti. Ma stiamo dando i numeri, ragazzi. Stiamo dando i numeri davvero qui, eh? La gente ragiona con la sua testa. Sei tu, partì, che devi andare un po' dietro a capire alla gente che ti interessa. Stanno nascendo nella crisi sociale dei cattivi pensieri. Dei cattivi pensieri. Il lungo intervento dell'ex segretario Bersani si è concluso dando un'indicazione a quello che accadrà da lunedì 5 dicembre ed è un'indicazione tutta politica, una valutazione per ribadire a suo giudizio il vero pericolo indicato in una nuova destra in formazione. Io ho detto mille volte, per me Renzi può stare lì, se vince il no, e occuparsi magari di una correzione del politico. Governo. Non ci sono all'orizzonte governi tecnici. Non posso sperare che siamo in babbavo. Sì, c'è. Può andare avanti questo governo tecnico, dove il Presidente del Consiglio non è eletto, dove Padova non è eletto, dove il Presidente non è eletto, perché i governi tecnici tecnicamente sono quelli che non sono espressioni. In questa settimana ci sta raccontando di ogni che viene fuori un'instabilità, che se vince il no, che cosa eccetera. Il giorno dopo, secondo me, gira questa cosa. Quindi bisogna, io credo adesso, rassicurare, andare tranquilli e chiedere che la gente agisca in libertà, senza un eccesso di pressione. Anche tanti nostri dirigenti, i nostri amministratori, soprattutto quando sono giovani, ma via, su, ma. E cioè, a un certo punto, guardate che un eccesso di conformismo è una rovina. È una rovina. Una sinistra non può vivere nel conformismo, non esiste in natura. Pensare con tutte le teste, deve chiedere alla gente di ragionare con la sua testa, con la sua libertà e tenersi assieme su 4-5 valori fondamentali. Ma voi, e chiudo su questo, pensate che davanti a quel che sta succedendo e che in qualche modo arriverà come sfida, io dico la mia, non sarà grido la sfida per noi. Noi dobbiamo essere con cos'è sfidati 5 Stelle, ma alternativi alla testa. Diciamo non va d'accordo, meno male, devo dire, spero che il buon Dio lo intenda. Però sapete, devo registrare che purtroppo invece se tiriamo via le grandi città dove c'è l'opinione, se andiamo nel profondo del paese e andiamo a vedere le ultime amministrative, sono avanti quei loro. Guardate le ultime che hanno fatto in Friuli. Siamo già alle spalle. Trieste, Pordenone, adesso è arrivato Monfalcone e Cotroppo. Tutta destra, c'è mica grido lì, eh? Tutta destra, compreso Monfalcone, che non è venuto un colpo. E quale destra?
Dove serviva il leghista? Un percorso leghista. Dove serviva il Forza Italiana a Trieste? Forza Italiana. Non sono mica scemi, adesso meglio se deve campare, quindi in qualche modo deve trovare il modo. Ma a un certo punto, e quei cattivi pensieri che vengono su, rispetto ai quali noi siamo troppo disarmati, che la sinistra non può disarmare, deve andare alto e poi sul bandiere, io credo che saranno. Allora, se guardate un po' nel mondo, quella destra lì non è un partito, è più di un partito. Guardate Trump cosa ha fatto con i repubblicani suoi. Li ha schiaffeggiati, poi li ha ripresi, ma si è rivolto al mondo più vasto. Ragazzi, Sanders, io non dico che era vinto, ma faceva la migliore figura della Clinton, perché se lo andate a vedere, ragazzi, se lo andate a vedere, quello lì ha vinto in Pennsylvania, in Wisconsin e in Michigan. Tre stati decisivi, sono stati questi tre qui, sono gli stati vicino ai laghi, sono quelli delle tute blu. Cioè il messaggio di protezione può arrivare nel profondo può arrivare. Quando quello là gli dice io vi difendo il posto di lavoro, se c'è un concorrente gli metto un dazio e ciao, sai, in quei posti lì la manifattura ha perso negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti il 27% di occupati. Detroit c'è 2 milioni di abitanti, ne ha 700.000. Quindi quella destra lì prende su anche Orban in Ungheria, ma anche l'austriaco lì, Sarkozy, sì, Le Pen, prendono su, è una destra in formazione che tira su sotto la bandiera della protezione, non del liberismo, roba varia, roba plurale, socialmente, anche culturalmente, anche idealmente. E noi? Pensiamo di far da soli noi, solo noi. Noi dobbiamo recuperare assolutamente nell'anno prossimo, perché il 2018 è lì che arriva, a proposito di ripensare un po', recuperare l'idea che il PD si deve mettere a servizio di un'area più vasta, plurale, anche di gente che la pensa diversamente, non conformista che o stai qui col capo o se no ti... che cosa succede? Ma noi vogliamo separarci politicamente da queste grandi associazioni di massa? Ma noi vogliamo separarci dal civismo radicale che c'è nelle città? Ma vogliamo separarci da sensibilità democratiche davanti a un frangente di questo genere qui? No, questo non possiamo mica farlo. Quindi noi dobbiamo fare poi politicamente, dopo il 4 c'è il 5, dobbiamo fare questo tipo di riflessione, aprire il canale di discussione e aprirci con delle proposte e dei gesti politici a proposito del percorso verso il congresso, dei gesti politici verso un'area democratica più aperta.